Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Allora, amici ventini e nonne, volevo farvi vedere una cosa. Visto, ragazzi, siamo incasinati perché siamo addirittura d'arrivo per trasloco. Siamo di fare il trasloco e siamo drio. Buttare via tanta di quella roba che possiamo perdere. Allora, frugando su mio armadio, ovviamente perché ogni volta quando ti fai il trasloco, ti incosi di quanta roba te hai di fracca dentro e vai. Zonta, aggiungi e ti assila e se zonta roba e dopo quando è il momento ti dici dove ho messa quella roba è? Non so dove avrò messa incastrata sotto non so dove. Comunque dettagli ragazzi, vabbè, comunque adesso sono di fare il trasloco. Go trovare per caso, tre maglie della Juventus. Dico già subito, preannuncio, che non sono originali. Ragazzi, vabbè. Sono di taglia piccola, perché ormai. Andavo a giocare sui campetti così con gli amici una volta, tempi andati. Allora, oppure anche queste magliette qua le ho trovate sui mercatini così ancora quando c'erano le lire, quindi figuriamoci voi. Allora, ve li mostro. Proprio retro. Aspettate. Allora, li ho postati qui. Allora, la prima potrebbe essere una leggenda, poteva essere una leggenda al tempo, all'epoca. Ormai sappiamo che è diventato un burattino della dirigenza. È messo lì per niente. Allora, prima maglia ragazzi, non so se la vedete, ok, non è originale, però allora Nevded, avete già capito, Nevded ragazzi, all'epoca andava a genio, era bravo, è ancora bravo, però in dirigenza lasciamo perdere. In dirigenza sappiamo, lasciamo perdere tutto quanto, però la sua storia, la sua carriera alla Juventus l'ha già fatta e ci ha dimostrato il grande campione che era. E va bene così, ok? Seconda maglia, ragazzi, non so per chi ha questo che aveva questo logo di più delle più di una volta, ragazzi, va bene? Giriamo, ahimè ragazzi, avevo questa maglietta di Inzaghi. Filippo Inzaghi, grande, grande bomber. Adesso ragazzi, non mi ricordo perché ero piccolo, però Inzaghi una volta segnava gol alla Juventus, era un buon attaccante. Adesso non vi dico se era
Bravo, se era discreto come giocatore, segnava i suoi gol, era un bombe. Quello che mi ricordo, ragazzi, una volta, però ero piccolo. E niente, per chi ha questa maglia si potrà ricordare. Allora, ragazzi, l'ho lasciato per ultima. L'ho lasciato per ultima. Numero 10, numero 10. Si parla, ragazzi, e si parla, non lo so, vabbè, sicuramente ricorderete questa maglia. Numero 10, Alex, Alex Del Piero, ragazzi, questa maglia, ragazzi. Maglia l'ho più messa, l'ho più adoperata, l'ho più indossata, l'ho più indossata, l'ho più usata. Mi pare da piccolo, ovviamente. Ragazzi, forse mi ricordo, queste maglie qua, non so, per me sono nuove perché sono nuove, non sono neanche rovinate più di tanto, però erano messe là in armadio, là, là. Allora ragazzi, visto che sto facendo il trasloco, non so se buttarle via. Niente ragazzi, così. Non so ragazzi, ditemi la vostra, ditemi la vostra. Se ci avete anche voi a casa queste maglie. Ragazzi, con questo trasloco si trova tutto e di più. E cose che non sapevi neanche di avere. Perché, come ho detto e ripeto, te compri roba, te sonti roba, te fracchi basso, spingi giù in italiano, spingi giù e ti incasini di roba, vestiti, avanti in Rio, ragazzi, e dopo trovi l'impossibile. Ragazzi, trovi anche i ricordi, che non sapevi neanche di averle. E ragazzi, niente, dettagli. Scusate se ho parlato in Veneto, comunque mi capite lo stesso. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi piace, un'iscrizione. Va bene, ragazzi? Così, ragazzi. Beh. Quanto ho detto, ragazzi, non lo so. Quanto ho detto, ragazzi, non lo so. Contate e siamo a posto. Va bene ragazzi, dai, ci sentiamo ragazzi. E sempre forza, ragazzi, quelle maglie che vi ho fatto vedere sono storia. Adesso basta, non c'è più rispetto della maglia, non c'è più la voglia di indossarla, siamo proprio al limite, perché ragazzi, una dirigenza così non hanno neanche rispetto per queste maglie qua. Adesso come adesso, lasciamo perdere. E ragazzi, niente. Ok ragazzi, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti.